Devo dire che generalmente io non faccio libri su commissione, diciamo così. Però questa storia mi ha convinto da subito perché racconta un pezzo della storia italiana che per gli italiani è stata nascosta per tantissimi anni, tanti anni, e della quale anch'io mi sono approcciato inizialmente con una certa incredulità. E invece nella ricerca dei documenti ho trovato degli elementi così forti che sono quelli del tentativo degli italiani di italianizzare la Slovenia, un piano folle, un piano militare politico folle. In questo primo incontro con una realtà così nascosta e così poco conosciuta, la prima reazione è quella di stupore e anche un po' di vergogna, non so come dire. Ma però ti dico la verità che la cosa più forte è proprio questa difficoltà anche a immaginare che sia potuto essere vero. Non ho mai capito, non capisco ancora, o meglio, l'ho capito attraverso i dati, ma trovo folle il fatto che l'Italia non abbia la volontà di chiedere scusa alla nazione slovena per quello che ha fatto, e se non lo fanno i politici, come ho già avuto occasione di dirlo, forse è arrivato il momento che lo faccia un artista, come sono io, un fumettista in questo caso. Mi interessava di più immaginare dei bambini in una dimensione coatta, molto forzata, come quella di un campo di concentramento, e quanto su di loro, sulla loro diciamo, formazione di carattere, proprio di rapporto, venissero rimbalzati, venissero rispecchiati gli atteggiamenti degli adulti, diciamo. In na tempo periu je napisao svoji sestri, to je moje teti, Anica, teta si mu, votra si mu, vodi mu tudi mama. Te besede mene spremljajo vse življenje. Ni človeka na svetu, da bi lahko nadomestil starše. Starši so samo eni in pride trenutek v življenju, ko jih tako strašno pogrešaš. In jaz sem to doživel, ko sem dopolnil 18 let. To razočaranje se pravzaprav ponavlja iz leta v leto, ob vsakem mojem potovanju na Rab, ob vseh mojih 65 potovanjih na Rab, ker vedno, ko pridem tja, pravim, tu ste, pa ne vem, kje ste. Ampak to je meni tudi tolažba, ker vem, da nisem edini, ki iščem na Rabu sled za svojim dragim, ki se je izgubila v množicah imen.